Lì sorgeva una cappella isolata che offriva rifugio ai viaggiatori. Risaliva prima della mia epoca. Le mura della città non esistevano. Whitechapel col... Nulla è più come prima, Sebastian. Vero. L'ordine men che meno. Troviamo all'ospedale. E stai in guardia. D'accordo. Di qua, monsieur. Le ceneri sono ancora calde. Lafayette. Avanti, fagli sputare le budella. Ne vuoi ancora? Sta sanguinando come un maiale sgozzato. Lo vedo male. Non si rialza. E resta giù. Stronzo. Invia i suoi adorati cavalieri a infestare le nostre strade e a violare le nostre case in nome della legge e dell'ordine. Ma dov'è la legge, vi chiedo? Ve lo dico io, dov'è? È morta e sepolta. E dove non c'è sorgere e combattere per reclamare i propri diritti. Dicono che viviamo in un'epoca feconda. Vi raccontano che l'Inghilterra continua a prosperare. Ma questo progresso cosa ha portato? Ci hanno visto. Bassi fondi degradati, sprofondati irrimediabilmente nella più oscura miseria. Massacranti turni in fabbrica per una lurida paga miserevole e padroni che vi impongono di essere i loro grati per pochi spiccioli a settimana. Bambini ridotti a scheletri nell'inferno delle miniere di carbone mentre i capitani d'industria banchettano sui vassoi d'argento! Rispondimi! Chi è il cliente? Non lo so! Te lo giuro! Non lo sai! È morta! Per colpa tua! No.
Il signorino non voleva sporcarsi le mani. Va tutto bene. Non devi aver paura. Come potevo sapere che fosse lo squartatore? Mi sembrava solo uno sbirro. Ne ha uccisa un'altra ieri notte? Io non lo sapevo. Non insistere, monsieur. Io non lo sapevo. Stai tranquilla. Ora sei al sicuro. Dovremmo usare questa porta. Ehi! Non sono ammesse armi in questo edificio. Se volete restare, lasciate le pistole. Bien sûr, monsieur. In effetti stavamo giusto cercando il guardaroba. Date qui. E buon divertimento. Calma, monsieur. Una veloce ricognizione dell'area mi sembra imperativa. Si stanno organizzando. Ma anche il naso. Non si vedono molti francesi. Scommetto che senso. No, un agente. Marchese, non c'è tempo da perdere. Serve una via di fuga e subito. Ho quello che serve, monsieur. Se una di voi signorine potesse frugarmi in tasca. Da qua, amore. Può bastare, monsieur? Basta e avanza, direi.
Prego, allora. Al piano di sopra. Sei pronto, amore? È una cosa che non ti scorderà. Di qua, tesoro. Qui dentro. Ehi! Ehi! Che state facendo? Avete sbagliato stanza! Dove è andato il mangiarame? È lì dentro! Con il suo amico! Ehi! Uscite di lì! Oh! Salve! Oh! Oh! Oi, oi. Please excuse me, madame. Abbiamo ospiti! Prendete le armi, forza! Lafayette. Abbiamo scatenato un vespaio. Occhi aperti, Marchese. Devo trovare un modo per passare. Sentito quel fischio? Meglio tenere gli occhi aperti. Sì, due fischi bravi gli sbirri, uno lungo i cavalieri. Diavolo, i cavalieri. Sicuro che non sia al contrario. Dico, due brevi i cavalieri e uno lungo per gli sbirri. C'è differenza. Occhi aperti e guarda chi arriva. Beh, ma se sono cavalieri, chiamiamo i rinforzi.
Certo, se vediamo uno di quegli infami ficcare il naso qui, avvertiamo i ragazzi. Anche se sono sbirri? No, se sono pochi, li ammazziamo e via. E se sono... Ribelle a terra! Libero! Forse i tetti non sono la via migliore, monsieur. Hai ragione. Troviamo un'altra strada per l'ospedale. Ho trovato un'uscita. Andiamo, monsieur. Facile. Merda. Ho la sensazione che non siamo i benvenuti. Tieni gli occhi aperti. Non vogliamo causare altra confusione. Guarda, monsieur. Dio non ha salvato la regina. Via! Lafayette, tieni giù la testa! Dobbiamo togliere di mezzo il cecchino! Absolument, monsieur! Lafayette, la strada! Mm-hmm.
frase. Sì. Perché la macchina? Mi hanno bloccato! Sono munizioni! Dai giù, la Fayette si coprirà. Fumogeno! Ribelle a terra! Non possiamo fermarci. Immagino che stiano arrivando altri ribelli. Hanno sbarrato la strada! Attraverso l'edificio! Monsieur, un fuciliere esce da quell'edificio! Devo ricaricare! Non ho la visuale libera! Altri ribelli! Sono bloccato! Nel cortile! Monsieur, vi affronto in strada! Ricevuto, Marchese! Obiettivo a terra! Diavolo, ci massacrano! Non male, direi. Monsieur, fucilieri! Nemico a terra! Un fuciliere esce da quell'edificio! Altri ribelli! Nel cortile! Monsieur, vi affronto in strada! Ricevuto, Marchese! Ribelle a terra! Monsieur, fucilieri! Ricarico! Datemi copertura, mi sto avvicinando! Tenete gli occhi, mi avvicino! C'è lento, oserei dire! Merda, ricarico! Dai attenzione! Teneteli impegnati! Nemico a terra! No!
l'obiettivo a terra. Ricarico! Fuciliere abbattuto! Ribelle neutralizzato. Grenadier. Granata. Ribelle a terra. Ci siamo quasi. Avanziamo ancora lontani dalle strade. Oui. Mi aiuteresti con il carro, monsieur? Mi aiutereste con il carro, monsieur?
Percival. Percival, mi ricevi? Risparmi al fiato, monsieur. Gli edifici bloccano il segnale. Maledetto progresso. Dammi il monocolo. Vedo l'obiettivo. L'ospedale è 2 miglia a ovest. Vedi i nostri compagni? Non ancora. Là, devono essere loro. Ci uniamo alla soirée? Invitiamo qualche amico, ok? Comando aereo qui Galahad. A chiunque si trovi nella zona di Whitechapel. Comando aereo qui Galahad. Sicuro, monsieur? Mi ricevete? Non possiamo stare qui. Il Lord Cancelliere sarà contrariato. Lafayette non ama la corte marziale. Ci penseremo più tardi. Sir Galahad, qui Sentinella 5. Siamo 3 leghe a nord-est di Whitechapel. Attendiamo direttive. Sentinella 5, qui Galahad. Chiedo supporto aereo in volo d'attesa. Ricevuto, Sir Galahad. Inviamo segnali blu e rossi a intervalli di un secondo. Richiediamo conferma visiva per impostare la traiettoria. Galahad, qui Sentinella 5. Abbiamo conferma visiva della vostra posizione. Nuova rotta 224 gradi. Tra 8 minuti in volo d'attesa sopra Whitechapel. Ok, Sentinella 5. Attendete ordini in posizione. Andiamo. L'olezzo della pestilenza. I bassi fondi di Parigi profumeranno di viole. Puzza di merda, monsieur. In tutto il mondo. Prego. Lafayette! Nessun problema, monsieur. Sto bene. Sarebbe meglio se andassimo a caccia di mezzo sangue. Pazienza, Marchese. Ah, questa parola. Pazienza, sempre pazienza. Ricarico! Ho ucciso un bastardo! Coprite! Continuate! Lascia stare, Jimmy, vai! Proteggo io le retrovie. Signor sì. Avanti, andate! Forza! Muoversi, forza! Oh, merda! Thank you.
sono dalla tua parte! Devo ricaricare! Sono incontrato qui! Fuoco di copertura per Monsieur Galahad! Agente! Resta al riparo! Siete fermati per un bicchiere. Abbiamo trovato resistenza. I ribelli sono meglio armati del previsto. Sono incisioni familiari. È uno dei nostri. Da dove viene? Faccio strada. Mon Dieu. Qui c'è un arsenale degno di un piccolo esercito. Queste armi sono state prodotte per l'ordine. I Grain ha trovato anche un fucile folgore. Non sapevo degli ammanchi nell'inventario. Non ci sono. Vieni, mi serve una mano. Vediamo che c'è dentro. Cosa c'è? SXM-86, fucile termite. Sono stati inaugurati poche settimane fa. Questo non è stato assegnato. Come hanno fatto i ribelli a procurarseli? Mi occuperò personalmente di scoprirlo. Chiedo scusa, signore. È richiesto di sopra. Su, andiamo. Credo che a Mademoiselle serva aiuto. I Grain, siamo in posizione! Talmente! Muoversi! Perché ci avete messo tanto? Sto ricaricando! Ribelle a terra! Cavalieri, fuoco a volontà! Ricevuto! Ribelli, al primo piano! Sul tetto! Ligeti! Servono rinforzi, questi maledetti sono giù! Ispettore, dai al riparo! Dobbiamo aiutarlo! Copritemi! I Grain, serve fuoco di copertura! Via libera! Portalo dentro! Veloce! Per le braccia?
Piano, monsieur. L'ho preso. Sparate finché sono scoperti. Sei. Portiamolo via. Qui siamo troppo esposti. Monsieur, mancano ancora pochi metri. Via libera. Mi fa avanzare. Aiutami con la libreria. È andata bene. Galad, trova una via d'uscita. Ci sto provando. È molto grave. Un polmone perforato e un altro colpo allo stomaco. Calma, riposa, figlio. Andrà tutto bene. I ribelli serrano le fila. Forse ho trovato un'uscita per la libertà. Ribelli a 30 metri dalla nostra posizione. State tutti indietro. Innesco! Può muoversi. Non ha più importanza, monsieur. Risparmia le preghiere. Nessun dio l'aiuterà. Forza. Andiamo. Solo poche centinaia di metri. Quei farabutti dei ribelli ci stanno aspettando. Non fatevi avvicinare! Ricarico! Facciamola finita! Stiamo perdendo tempo! Servono munizioni!
Non de Dieu! Chi ha fatto questa città? Solo vicoli ciechi! Bella scorciatoia, perfetto! E adesso? Lafayette, il monocolo! Ti copro io! Si nascondono dietro le colonne! Dobbiamo avanzare ora! C'è un punto debole sui binari. Se salissi lassù potrei far crollare la struttura. I Grange, Lafayette, voi copritemi le spalle. Percival, con me. Permise! Dammi una mano. Pronto? Galahad, abbatti il ponte con la termite. Lafayette, preparatevi. Stiamo per aprirci un passaggio. La termite è piazzata. Attenzione là sotto. Avanziamo! Stiamo avanzando verso il bersaglio. Trova il modo di raggiungerci. Ricevuto. Dov'è l'ufficiale in comando? Laggiù. Forza. Sergente. Signore, ma i cavalieri di Sua Maestà... Il perimetro non è in sicurezza. Abbiamo sentito qualcosa là. È più prudente stare qui. Al diavolo la prudenza.
Sentito? Dov'è il resto dei ribelli? Esattamente. C'è un silenzio di tomba. Qualcosa non quadra. Galad, hai... Li ho visti. Visto cosa? Mezzo sangue. Stanno convergendo dall'ospedale. Dobbiamo disperderli. In fretta. Contattali. Sentinella 5, sono Galahad. Mi ricevete? Sir Galahad qui, Sentinella 5. In attesa. Sentinella 5, richiedo il dispiegamento immediato di un sonar. Dispiegamento Galton confermato. Chiedo segnalazione visiva per individuare target. Diamine, una ricetrasmittente? Ecco, monsieur. Il mio comunicatore. Si rende utile, dopo tutto. Aggancio segnale. Rilascio ancora. Attivazione Galton tra 5, 4, 3, 2. In arrivo! Spegnete i dispositivi! È la nostra chance. Via! Scoprite da dove arrivano questi mostri! Vi copro da dietro! Monsieur, ti servirà questo. Occhi aperti, mes amis. Come sempre, Marchese. Speriamo funzionino. Cosa ci suggerisce il tuo leggendario istinto? Direi che dobbiamo essere pronti a tutto. Fin qui lo sapevo da sola. Ammettilo. Ti sei arrugginito. Ah, dannazione! Cosa può essere successo? Ancora i folli, direi. Non so quanti ne siano rimasti uccisi nella fuga. Guarda. Che massacro selvaggio. Non ho mai visto nulla di simile. L'uscita è dall'altro lato. Serve un modo per passare. Fuori le armi. Diavolo, che ci fanno quei cavalieri? Andate all'inferno! Santo cielo! Via. La porta è aperta, possiamo avanzare. Occhi aperti.
Diamine! Ci sono guai in vista. Dovete morire tutti. Fuoco! A morte tutti e due! Diamine! Merda! Stai allerta. Forse ce ne sono altri. Il bersaglio è coperto! Nemico a terra! Lassù, sul generatore! Dannazione! Ci siamo quasi. Speriamo di non incontrare altri imprevisti lungo la strada. Di qua. Cosa c'è? Con chi sta parlando, Percival? Nessuno. Probabilmente è solo un vagabondo. Muoviamoci. I Lycan si riorganizzeranno e torneranno presto.
Ecco ciò che resta dell'ospedale di Londra. E dire che una volta era il fiore all'occhiello del nostro sistema sanitario. I pazienti hanno ferite da artigli. Sono stati solo i Lycan a imperversare qui. Anche il tempo ha infierito su questo luogo.